Mi dispiace per entrambi i popoli. Incredibile che ancora oggi, allo scopo di risolvere controversie, si scelga di ricorrere alla violenza e alla guerra. Millenni di storia non hanno insegnato nulla. È l'amaro sfogo di un israeliano in Italia. Barak Lev, moglie Isernina, due figli, da 17 anni vive nel nostro paese. Da 3 giorni è come sospeso, in uno stato di crescente preoccupazione. Passa notti insonni seguendo gli sviluppi del conflitto israelo-palestinese e tentando di stare il più possibile in contatto telefonico con i suoi familiari. La madre e i due fratelli vivono a Tel Aviv. Proprio lì, da ieri, stanno cadendo centinaia di razzi di Hamas, il gruppo islamista che dal 2007 controlla la striscia di Gaza. L'escalation di violenza era iniziata lunedì, preceduta da una settimana di proteste tra le due parti per i luoghi sacri di Gerusalemme. Israele ha risposto all'offensiva lanciata da Hamas con incursioni aeree sui territori della striscia di Gaza. Fin qui il bollettino di guerra è già drammatico. 8 o 9 le vittime israeliane, una trentina quelle palestinesi. Tra queste ci sarebbero 10 bambini. Una strage tuttora in corso, di cui Barak non sa darsi pace. Al momento non importante per chi ha cominciato tutto, ha iniziato, la cosa che a me personalmente mi dispiace per entrambi, sia per i palestinesi sia per gli israeliani, perché il 2021 mi sembra un po' primitivo reagire in questo modo, attaccare uno l'altro. Sono totalmente contro la verità, la politica in Israele, onestamente, e mi dispiace veramente come israeliano, dico, mi dispiace onestamente anche per i palestinesi, perché so che al 90% dei palestinesi nessuno non vuole questo conflitto. Ma detto ciò, la situazione reale è così, che Hamas di Gaza hanno lanciato in 10, verso le 9, 9 e mezza di sera, ieri, in 10 minuti circa 450 missili. Ho sentito, allora, i miei genitori stanotti, come la maggior parte degli israeliani, hanno dormito tutti nel bunker. Sai, in Israele ci sono ormai dal secondo guerra del Golfo, nel 90, era obbligo che ogni casa, ogni villa, ogni palazzo deve avere un safe house o safe room, che si chiama, non so, bunker, penso. Loro hanno dormito lì, hanno sentito le allarme, hanno sentito l'esplosione delle missili, immagini che erano missili sopra Tel Aviv, e la anti-defense force che rintracciava anche i missili. Stamattina diceva mia mamma che stavano bene, ovviamente non hanno dormito. Le strade sono vuote, non c'è nessuno che cammina in strada. Immagino nella parte anche di Gaza, ovviamente, che succede lì, che loro sono, di nuovo, sai, dal mio punto di vista, da come sto pensando anche sull'altro lato, mi dispiace, veramente mi dispiace, onestamente. Dal mio punto di vista è tutta una politica, perché finito, tutti in Israele sono stati vaccinati da Covid e adesso back to business, andiamo a guerra. So, per me è business as usual in the Middle East. Sono totalmente contro questa cosa. Penso che era tutta mossa di politica, niente di che, non c'era veramente esigenza di fare questa cosa, né necessità, è solo una politica che serve non so chi.